La protagonista del film è un esordiente alla sua primissima esperienza, non dico nel cinema, ma proprio nella recitazione, perché lei l'ho conosciuta in una casa famiglia, ed è una ragazza che ha vissuto l'abbandono familiare e la violenza e porta in scena la sua storia. Lei ha lavorato sul suo vissuto. Per ogni scena lei lavorava su un suo percorso emotivo che la portava ad affrontare i suoi fantasmi, i suoi mostri interiori, no? La sua famiglia. E si vede, perché quando lei si emoziona, emoziona il pubblico. E quindi la forza di questo film è soprattutto Lina Siciliano, questa ragazzina che ho conosciuto a 22 anni in una casa famiglia dove lei è cresciuta. E adesso ne ha 25, il film l'ha girato a 24, ha partorito durante la preparazione, quindi nel finale, quando lei parla di suo figlio, di sua figlia, una femmina, quella che vedete in realtà è la sua pancetta da ragazza che aveva appena partorito da 2 mesi. Quindi sul set noi avevamo su un piccolo Luca che ha dato una grande forza a Lina Siciliano, questo bambino. Gli ha dato una grande carica emotiva. Lei, che non aveva avuto una famiglia, finalmente è riuscita a coronare il suo sogno ed è molto fiera di esserci riuscita a costruirsi una famiglia. Sempre sul silenzio, no? Un episodio molto bello che è successo. Durante le riprese, noi vivevamo rinchiusi in questo albergo perché comunque c'era la pandemia, quindi era difficile girare un film durante la pandemia. Ci sono dei rischi molto alti, soprattutto per film così piccoli, perché è un film a low, a basso costo, girato in 5 settimane. Quindi vivevamo tutti rinchiusi in questo albergo. Una ragazza, lei si occupava delle pulizie, ha trovato nella mia camera gli stralci, che sono degli estratti della sceneggiatura. E li ha letti e si è immedesimata talmente tanto in Rosa che ha avuto la forza e il coraggio di lasciare il suo fidanzato, figlio di un boss. E questa cosa è successa durante la fase di preparazione del film e mi ha dato questa ragazza una grande forza perché mi ha fatto capire l'importanza di questo film. Perché sembra un film, diciamo, un film, ma un film può cambiare le vite delle persone. Può dare coraggio a una persona. Questa ragazza ha trovato il coraggio da dei stralci, quindi da poche paginette. Immaginate cosa può succedere con un film. E questo film andrà su Prime tra qualche mese, quindi arriverà nelle case di queste donne che non vanno al cinema, perché so che sono donne isolate a tal punto che non vanno neanche al bar, figuriamoci se si concedono un cinema, ma arriverà su Prime. Molte di queste donne si sono liberate dalle proprie famiglie grazie a internet perché si sono innamorate di un ragazzo, hanno scoperto attraverso i social una realtà diversa. E quindi è un film che ha una sua importanza, politica, è un film che parla a tutte le donne perché è un film sulla violenza e su come è difficile, autodeterminarsi, essere se stessi in contesti oppressivi. Quindi noi viviamo ancora in una società, purtroppo, anche se sicuramente ci sono stati dei progressi, ma ancora una società estremamente patriarcale, maschilista. E l'oppressione noi la possiamo vivere anche nelle piccole cose, in piccole frasi, no? Anche il termine femmina, in Calabria, ma credo anche qui, si usa sempre come termine di separazione, no? Tu sei una femmina, non fare così femmina. Non fa la femminuccia, cioè viene usato sempre per creare una sorta di distanza tra il maschile e il femminile. Invece io ho voluto chiamare questo film femmina o non una femmina perché è un termine sovversivo, cioè le donne che sono state storicamente oppresse da secoli, se non millenni, di cultura maschile, almeno in Occidente. Oggi vivono la possibilità di fare della propria forza, della propria femminilità un punto di cambiamento importante. E
E poi siamo in un periodo storico, stiamo vivendo una guerra che è frutto di una visione testosteronica, posso dire, testosteronica. Ecco, questo, il mondo occidentale, il mondo della ragione, il capitalismo e questa cultura maschilista, patriarcale, ha portato purtroppo danni psicologici e storici, quindi è ora di cambiare rotta, direzione. Il femminile è il punto di partenza.